L'ambiente toscano è stato duramente colpito dalla recente tempesta di vento. Sì, io lunedì sarò in visita a Forte dei Marmi e a Bolgheri, due luoghi a cui sono legata e che hanno subito danni a un patrimonio ambientale che in Toscana è anche patrimonio culturale. Bolgheri, Viale di Carducci, la pioggia nel Pineto. E quindi voglio portare la testimonianza del governo ai sindaci di quei luoghi che ho già sentito, con il presidente Rossi oggi abbiamo discusso, ragionato del percorso di riconoscimento dello stato di calamità naturale, perché quello poi è lo strumento. La regione farà richiesta rapidamente e mi sento di dire che ci sono tutte le condizioni affinché venga dichiarata al più presto dal Consiglio dei Ministri e poi da lì con i fondi della protezione civile si può trovare le risorse per restituire a quei luoghi, per come sarà possibile, la loro integrità. Ho parlato stamane con il sindaco di Pietrasanta e il sindaco di Pietrasanta insieme a me lunedì farà un conto corrente bancario, io ci metterò 1000 euro, poi è aperto a tutti quelli che vogliono dare un contributo per ricostruire la Versiliana.